wonder. Let it be as a sign and as a wonder of your great, great mercy and your great, great kindness, like a trophy of your grace. No one is too far away, oh God. No one. And all of us have gone astray. We're all in this together. All of us. So we stand in the gap for these. And we ask you, Lord, I ask you for one or two in the palm. That it could go forcey as a sign and a wonder. Visit him, Lord. Visit him. Stand in front of him and plead with him. Tell him of his eternal damnation. Warn him of the wrath to come. Plead with him, Lord, as I'm pleading with you. Speak his name in the fear of the Lord and the love and the mercy. Well, just like you stood in front of Saul, you can change a man. You can. Only you can, but you can do it. No one is too far away. But I ask you tonight, I ask you today in Nepal, visit these men. Visit one or two of them. Stand in front of them. Why not, oh God? We don't stand in judgment. You are the judge. You stand in front of them and plead. Speak. If it weren't for the grace of God, where would we all be? In your mercy, you have saved us. In your mercy, oh God, stand in front of them and let it cause a revolution. Let it cause a great outbreak of freedom for these women. A nobody is too far away, da Misty Edwards. Da Misty Edwards, no one is too far away. E... bellissima canzone, non so se c'era la parte parlata, no? Comunque è una bella canzone. E benvenuti, benvenuti di nuovo. Ecco qual era il problema. Ecco perché mi sentivo con poca autostima. Avevo la sedia abbassata. Bene, e comunque no Vilma, non ho trovato la tazzina, sono andato al cinese addirittura, perché so che molti si stanno chiedendo se sono riuscito a trovare quella tazza, so che alcuni non sono riusciti a dormire, mi hanno passato più di una, mi avete passato
dei link, ma non sono proprio, non sono quelle. E comunque è una macchina, vi spiego per chi non ha capito, è una macchina per fare il cappuccino, e ci vuole una tazza speciale che questi della Lavazza hanno fatto affinché tu non possa, devi ordinare per forza da loro, 15 euro, che non penso neanche pagare 15 euro per una tazza. Comunque sono andato dal cinese con questa per andare a misurare con questa se trovavo la tazza o no, e ne ho trovato un paio, tra una in particolare. Allora, mia moglie si è rifiutato di utilizzarla, anzi ci poteva anche stare, ma era il contenitore, era di vetro, era il contenitore dello spazzolino per il water, cioè ho misurato di tutto di più, e c'era questo contenitore di vetro per lo spazzolino del water che l'ho misurato ed erano precise, e infatti quando l'ho aperto ci stava benissimo. Ma quando mia moglie ha visto da dove ho tolto quella tazzettina, nuovo, non usato, ci mancherebbe, nuovo, mi ha detto, quella porcheria la togli via da lì, fa schifo, con molto, sai, lei è molto, quando si arrabbia, comunque, no, non ho trovato, anche se quella ci stava proprio, quel vasettino, con lo spazzolino ovviamente l'ho tolto, ma no, non le è piaciuta a mia moglie. Dice che solo il fatto che sa da dove proviene, no. ma nuovo, mica usato. Comunque no, non l'ho trovato, ma troveremo qualcosa. Perché, vabbè, comunque non vi vado a raccontare tutto, ma eccola qua, questa era la storia, ma... e c'è chi dice, Teresa Di Nini dice che ha ragione mia moglie. Sì, ma è nuovo, non è usato. Se fosse usato, ma è nuovo, qual è il problema? Non avrei dovuto fargli vedere il contenuto con lo spazzolino per il water. Vabbè, comunque, sì, ha ragione lei, fa senso. Mi ricordo, mi viene in mente una volta, noi quando eravamo in campagna avevamo delle galline, e una volta... Le abbiamo dato al vicino che ce l'ha pulita per mangiarla, e l'abbiamo mangiata e mi ha fatto senso. Era buonissima, ma non l'ha mangiato con molto gusto perché me la ricordavo il giorno prima che passava cantando lì sul giardino, e il giorno dopo averlo sul tavolo lì pronta per mangiare. Per quello non è proprio l'esempio adatto, ma comunque sì, ok. Si blocca ogni tanto, sì, si blocca ogni tanto. Non so perché si blocca, ma... ok, perfetto. Ok, siamo a posto. No, se no non si sta bloccando. Non vedo che si blocca. Comunque, la voce si sente, questo è importante. Ora, questa sera 20:30 su Zoom. C'è il tema la famiglia. La introduzione sul tema la famiglia sarà veramente strepitoso, ragazzi. Ieri vi ho accennato alcune delle lezioni che vedremo domani, questa sera. E sono contento perché sarà una bellissima lezione. Ho una grande fiducia in tutti quelli che insegnano, per quello sono contento. E mi è apparso un messaggio, ok, preghiamo per una sorella, Rossanna, che sta passando un momento difficile con il cancro, nel nome di Gesù. Che Dio stenda la sua mano e che il diavolo non la faccia dubitare, affinché possa raggiungere quello che è la promessa di Dio. Bene, come stavo dicendo, comunque... Bella domanda, ma purtroppo non sono in grado di risponderti. Scusa, chi ti ha chiesto a te? Chi si accende? Siri si accende. Siri entra così, come se fosse casa sua. Entra, nessuno la chiama e lei entra e fa i suoi commenti. Comunque, ritornando a noi, 20:30 su Zoom, come sempre per informazioni a Pasquale potete chiamare al 3291748772 e alle prime tre telefonate una tazzina di 10 cm per 11. Comunque potete chiamare a Pasquale per informazioni, sarà un corso veramente bello, molto interessante.
E oggi un tema interessante riguardo al puzzle divino. Guarda che titolo, il puzzle divino. Cioè, che cosa vuol dire il puzzle divino? Vuol dire che ci sono dei momenti dove finché non ci sono i tasselli giusti, o tu come tassello divino non sei posto, visto che stavamo parlando delle tazzine, ho detto, dal momento che tu sei un tassello, finché non sei messo nel posto giusto, non riesci a capire il senso. A volte ti trovi in situazioni, ma arriva quel momento dove comprendi il perché. E spesso è accompagnato di situazioni avverse. E per quello, numero uno, comprendiamo che Dio ci ha chiamato per portare soluzioni. Questo è molto importante. Dio è un Dio di soluzioni. E devi confidare in Lui, anche se non comprendi. La chiave di tutto è non smettere di cercare il Signore. Finché chi cerca Dio capisce ogni cosa. Per quello cerca Dio. A un certo punto tutto comincia ad avere senso. E puoi avere delle scintille guardando il tuo passato e vedere il percorso che Dio ti ha portato fino adesso, ma confidare in Dio. Una cosa che stavo meditando oggi quando sono andato a pregare è questa. Che interessante, no? Che Salomone è riuscito, a motivo della sapienza, a avere pace tutto intorno a lui, nei diversi regni intorno a lui. E Davide ha vissuto una vita molto tribolata. Perché uno ha vissuto una vita tranquilla e l'altro una vita molto tribolata? Beh, sicuramente la sapienza che ci permette di mettere in pratica la parola di Dio è molto importante. E infatti, come dico sempre, come è scritto, Gesù Cristo ha detto: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica, lo comparerò a un uomo saggio che edifica la casa sulla roccia. Per quello la sapienza è quello che ci permette di mettere in pratica la parola di Dio. E mettendo in pratica la parola di Dio, tu puoi avere un percorso secondo il giogo di Cristo che è dolce e leggero. Ricordiamoci che la parola di Dio è quello che ha fatto la differenza tra il popolo di Israele e tutti gli altri popoli. La parola di Dio. E molte nazioni che erano in tempi della Bibbia non esiste più. Perché gli ebrei sono... Dove sono gli Titi? Dove sono gli Amorrei? Dove sono tutte quelle nazioni che sono sparite? Perché il popolo di Dio è riuscito ad arrivare fino ai nostri tempi? Perché hanno la parola di Dio così come tu ce l'hai. Ed è il modo di comportamento guidato dalla parola di Dio che ha fatto sì che gli ebrei non si estinguissero come tante altre nazioni che oggi non esistono più. E ora, è la stessa parola che abbiamo noi, in quanto a parola ispirata da Dio, noi abbiamo il Nuovo Testamento ovviamente, loro non avevano lo Spirito Santo, ma comunque è sempre parola di Dio. E tu puoi vedere come delle sette manipolano la parola di Dio e prosperano, perché è sempre parola di Dio. E il diavolo lo sa benissimo. Comunque, ritornando al discorso, tutti abbiamo una parte nel piano di Dio ed è importante che noi riusciamo a comprendere. Noi siamo un puzzle di quel piano. A volte stiamo passando nel puzzle della vita, essendo un pezzo ma allo stesso tempo siamo parte del puzzle, vediamo che ci sono dei pezzi oscuri che non hanno senso, ma poi quando guardaremo arriva il momento che guardiamo il puzzle completo, possiamo renderci conto che quel momento, quel pezzo lì era indispensabile nella nostra vita. E ora, nella tua vita deve arrivare. La chiave è cercare il volto di Dio. Davide, stavo dicendo, è un esempio, a differenza di Salomone, il quale riusciva ad avere pace tutti intorno a lui, Davide ha avuto una vita molto tribolata, perché lui sapeva che il risultato delle avversità che lui passava erano stati semplicemente le azioni commesse nel passato, e nessuna di quelle lui si arrabbia con Dio. Lui dice: in peccato mi hai generato, e era consapevole della sua natura umana, ma in nessun passo tu trovi Davide che dà colpa a Dio della sua tribolazione. È vero che in alcune situazioni non comprendeva, ma a un certo punto tutto diviene chiaro, e deve arrivare nella vita del credente dove tutto diviene chiaro. È la volontà di Dio. Non tutti ci arrivano perché non tutti cercano il cuore e la volontà di Dio. Molti vivono nella terra facendo i propri interessi e non quelli di Dio. E ora, a un certo punto, dobbiamo imparare a morire a noi stessi affinché possiamo comprendere il piano di Dio. Ma finché non arriva quel momento, dobbiamo avere la fiducia che Dio sa quello che sta facendo. Ora, dall'altro lato, Dio ci ha dato uno spirito di autocontrollo, ricordiamo quello. Se io utilizzo lo spirito di autocontrollo, io so che potrò far sì che Dio prenda il controllo della mia vita. E ora,
ma ci sono momenti di buio che non comprendi, ed è lì che devi confidare in Dio, che Lui sa. Metti i tuoi piani metti i tuoi piani davanti a Dio, confida nel Signore e Lui farà. E ora ci sono momenti che non ha senso, ma se confidi in Dio puoi capire che Lui sa quello che sta facendo nella tua vita. Ricordati questo, Lui sa, anche quando tu ti sbagli, così come ha sbagliato Davide, anche quando noi sbagliamo, così come Davide ha sbagliato, Dio ha sempre avuto il controllo della vita di Davide. E ovvio, più andava avanti, più conosceva Dio, ma a un certo punto vedi che più di una volta si è sviato in quanto a, per esempio, c'era un personaggio che mi sfugge il nome, la cui parola era come la parola di Dio in quei tempi, che poi diviene nemico di Davide, ma Dio agisce a suo favore. E ora vuol dire che a un certo punto, sì, cercare a Dio richiede tempo, richiede consacrazione, richiede, è molto più semplice, sai, chiamare qualcuno, chiamare il pastore, chiedere a quello, chiedere all'altro. Sì, cercare Dio e maturare richiede tempo, ma alla fin fine ne vale la pena, veramente ne vale la pena. Ma comunque andiamo a vedere un esempio pratico di questo concetto del passo di Dio, facendo un combà. Eccolo qui. E qual è il contesto? Il contesto è Giuseppe, figlio di Giacobbe, cioè Israele, il quale stava per essere tradito dai suoi fratelli. I fratelli lo odiavano, perché lui raccontava tutte le cose cattive che loro facevano a suo padre, e in più ebbe dei sogni che fece che lo odiassero ancora di più. Era un moccioso un po' insopportabile come carattere, ma Dio avrebbe modellato quel carattere per farle adempiere il destino. Per cui a volte Dio ti passa per le situazioni dove ti modella il tuo carattere. E a un certo punto c'è un evento che ho letto, che lì ho capito la mano di Dio, dove c'è un personaggio che esce dal nulla, non si sa chi è, da dove viene, ma se non fosse stato quel personaggio lì in mezzo al nulla, Giuseppe non avrebbe adempito il suo destino. Ora, Genesi capitolo 37:14, notate che dice Israele disse, Israele. Ora, molti di voi sapete che Israele e Giacobbe sono la stessa persona. Giacobbe è il carnale e Aistofel, grazie Salvatore. Aistofel. No, Mefisbo sai che era un altro. Aistofel. Comunque c'è una domanda, le domande le facciamo alla fine, ma comunque c'è Pulisanex che dice: se la mia fosse possessione, Dio ha il controllo della mia vita, se la tua fosse possessione. Ok, è un tema un po' da parlare con delle chat, è un po' complesso il discorso. Ma comunque non esiste il termine possessione nella Bibbia, lungo da spiegare. Ti ho detto di contattare Pasquale e fissare un appuntamento per un'amministrazione Pulisanex. Comunque, tornando a noi, e preghiamo per Pulisanex. Ecco, già ho tenuto troppo il numero di Pasquale, per quello non si vedeva molto. Ritornando a noi. Mi hai perso, non fatemi le domande adesso, perché se no mi fate perdere, le facciamo alla fine. Ora, Israele e Giacobbe, Israele lo spirituale, Giacobbe il carnale. Israele lo spirituale dice, per quello ti fa capire che la decisione che prende quando lui dice è una decisione guidata da Dio, è piano di Dio. Comunque dice: va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se il gregge va bene e poi torna a riferirmi. Ecco quello che le dice il padre. Così lo mandò dalla valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem. Mentre egli vagava per le campagne, un uomo lo trovò. Allora, era in mezzo alla campagna. I fratelli non erano lì, erano andati in un'altra parte. Ma lui era a cercarlo nella campagna, così. Questa è la faccia di Giuseppe mentre cercava. Ecco. E dice che un uomo lo trovò. No, non dice trovò un uomo. Il uomo trovò lui. Vuol dire che questo uomo stava cercando e gli chiese: che cerchi? Cioè, lui in mezzo a nulla, a un certo punto appare un tizio che non si sa da dov'è, e in campagna stava cercando i suoi fratelli, perché il padre gli aveva comandato di farlo. E appare questo che lo trovò e gli chiese: che cerchi?
Ma che ti frega? Cioè, scusate, è partito proprio così dal cuore. Cioè, poteva dirle, che ti interessa te chi sto cercando? Comunque, il ragazzino le risponde, le rispose, sto cercando i miei fratelli, per favore, dimmi dove si trovano a pascolare. Cioè, allora domanda, perché il ragazzino gli chiede a quella persona? Chi era quella persona? Non dice chi era la persona, dice che la persona lo trova, gli dice a chi cerchi. Ora, ovviamente, probabilmente, sai, era usanza, si conosceva un po' i tutti, ma questo gli chiede chi cerchi. E poi dice, quell'uomo disse, sono partiti di qui perché li ho sentito dire, andiamo a Dotan. Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. E qui è dove lo vendono. Ma questo qui, che viene e si avvicina, e dice, chi cerchi? A miei fratelli. E giustamente prima lui gli dice, ah, li ho sentiti parlare che andavano a Dotan. E allora era uno che non aveva proprio niente da fare e che andava la gente a fare domande. Cioè, chi era questo qui che poi precedentemente aveva trovato i fratelli e aveva sentito dove stavano andando? E allora nota come vedi che il piano di Dio, in maniera perfetta, quel passo divino comincia a prendere forma, perché lui doveva essere venduto dai suoi fratelli per cominciare questa scuola nella lavatrice di Dio, dove il suo carattere doveva essere modellato e doveva acquistare la conoscenza per diventare il secondo dopo il faraone. Perché? Perché se studi la vita di Giuseppe, tu puoi vedere come prima arriva da Potifar, la creme della creme, dove impara la cultura, passa un tempo lì, conosce, acquista informazioni e conoscenza, senza sapere che la mano di Dio lo stava portando in quei luoghi. Nella sua mente erano i fratelli che lo avevano tradito, ma era Dio che lo stava formando. E quante volte quando tu cerchi Dio e ami Dio, Dio attraverso quella apparente avversità ti sta formando per il grande destino che lui ha preparato per te? Punto di domanda. Stavo parlando con gli studenti dicendo che tutti siamo stati creati per un grande destino, ma non tutti arrivano a quel destino. E c'è una sorella che non so chi è, che ha fatto un commento che devo dire non mi è piaciuto molto, dicendo no, non è per tutti, perché e ha parlato discorsi di psicologia e non so che roba. Comunque ho detto, il tuo concetto di non tutti ci arrivano è valido, perché non tutti cercano Dio, ma se tu cerchi Dio, Dio sarà il tuo pastore e lui ti porterà al destino per il quale tu sei stato creato. Solo quando non cerchi Dio, Dio non ti può portare al suo destino. Ma se tu cerchi Dio, lui guiderà i tuoi passi, ti porterà a quel destino dove tu troverai la pienezza della soddisfazione qui sulla terra. Dio non è il Dio della roulette. Se tu vedi il perché Pietro erano scelti Pietro, Giacomo e Giovanni e non Pietro e Giuda, capisci che sì, Dio non fa eccezione di persone, ma quei tre avevano una marcia in più che nasceva dal loro desiderio di essere più vicino a Gesù di tutte le altre. E allora lì capisci perché alcuni fanno un percorso e altri non fanno quel percorso. Ha senso? Comunque nota che Dio ha lavorato, li ha fatto passare da Potifar perché doveva essere formato con la creme della creme e per essere il secondo dopo il faraone, ma per gestire la maggioranza del popolo, e per quello lui finisce in galera dopo, per conoscere per esperienza il peggio del peggio, affinché quando lui arrivasse a essere il pezzo giusto di quel passo divino nella posizione dove veramente infila a pennello, ecco che lui già era preparato per gestire tutto. E lo stesso Dio fa nella nostra vita. Quando tu cerchi Dio, è importante che cerchiamo Dio. Io faccio di tutto per aiutare i fratelli a disciplinarci. E abbiamo tutti i giorni un'ora di preghiera. Tutti i giorni abbiamo deciso di aiutarvi. Mattina, mezzogiorno e sera. E dopo, probabilmente dopo questi 3 mesi, smetteremo di fare questi... Sono impegnativi per chi li gestisce. E adesso abbiamo questi 3 mesi, li abbiamo anticipati, è un orario un po' più complicato per alcune persone, ma comunque è buono disciplinarti. Impara a disciplinarti a pregare un'ora tutti i giorni. Sì, lo puoi fare, certo che lo puoi fare. Ti sei imparato a disciplinare, andare a lavorare tutti i giorni, figurati se per Dio, se per il mondo riesci a disciplinarti in quel modo, quanto in più lo puoi fare per Dio. E ora è così che devi adempiere il tuo destino e arriverai a quel momento del passo. Sì, ma i fratelli erano 13. Perché solo Giuseppe ci è arrivato? E se studi la vita di Giuseppe capisci le caratteristiche che lui aveva ed è perché Dio lo ha innalzato. E perché no? E perché non te? Perché non me?
perché no? Studiamo, impariamo. Un altro esempio. Allora, Esther, per concludere, non lo facciamo domani. No, la facciamo domani, è troppo bella questa. Oggi finiamo un po' prima. Vediamo se ci sono domande. Adesso sì, fate le domande, cacciate via l'spirito di vittimismo. Io, beh, che io sono il poverino che non mi ama nessuno. Non fare pena su Facebook. E metti commenti. Se hai bisogno, allora non ti sto prendendo in giro. Se hai bisogno, contattami in privato. Ti do, chiama Pasquale, fissa un appuntamento per un'amministrazione. Ma non fare quelle scene che non sono belle. Raccontare i tuoi problemi, mio marito, l'orangutango di mio marito e tutte queste cose, le cose che mi fanno, non mi fanno, la gente che mi perseguita, sono tutti cattivi, soprattutto quando lo fanno i ministri, che è patetico. Comunque, ritornando a noi, vediamo se ci sono. Vediamo Agata, ma certo che è così, si sente, no, non ho capito, questa è la domanda, ragazzi, se vi fate le vostre domande, vediamo, almeno credo, non so, c'è tra Agata e Vilma si stanno facendo una bellissima chiacchierata tra di loro, vediamo se c'è qualche domanda, non ci sono domande. Qualche volta dovremo sentirci e vederci. Esther Tripoli, non tu Esther quella della Bibbia. Marti, mi puoi spiegare il versetto Ebrei 6:4? Tiziano, il versetto 6:4. Ma per caso tu pensi che io conosco la Bibbia a memoria? Ok, vediamo, Ebrei 6. Alcuni pensano che sono un'enciclopedia biblica, un dizionario biblico. Allora, Ebrei 6 parla del fondamento, versetto 1 al 3, ma poi il versetto 4 non mi ricordo cosa dice. Vediamo, Ebrei 6, 4, che dice: infatti quelli che sono stati una volta... Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono all'infamia. Sì, te lo spiego carissimo. Ora, devi capire il contesto. Numero uno, è scritto agli ebrei, non è scritto a noi, è l'epistola agli ebrei, a meno che tu sei ebreo. Ma qual era il problema che citava Paolo? Alcuni dicono che era Apollo, secondo me era Paolo l'escrittore. Ma al di là di questo, chi lo ha ispirato lo Spirito Santo, questa è la cosa importante. Non sta parlando, numero uno, non sta parlando del peccato, sta parlando di quegli ebrei che avevano lasciato la legge, si erano convertiti a Cristo, e a motivo della persecuzione che c'era sui cristiani, non sugli ebrei, ritornavano ai sacrifici degli animali. E ritornando ai sacrifici degli animali, facevano il sacrificio di Cristo, esponevano Cristo in infamia. E per quello, per loro, per quelli che avevano partecipato dallo Spirito, che sono stati illuminati, e che hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, una volta che ritornavano alla legge e cominciavano a fare i sacrifici che erano ombra di Cristo, per loro, non c'era spazio. Non sta parlando del peccato, ma sta parlando del ritornare a sacrificare gli animali. Questo è il contesto, caro fratello, ecco. Spero essere stato chiaro. Vediamo qui. Claudia, che dice: Martin, perché tra i Vangeli di Marco e Matteo si vede la differenza si vede la differenza del miracolo del fico seccato? Uno dice che immediatamente si siccome, tra l'altro la mattina dopo. Ora, Marco non era presente come Matteo quando è accaduto il miracolo. Per quello Marco ha narrato le storie. Marco, si pensa che era il nipote di Barnaba, che viaggiava con Paolo.
così come Luca. Luca e Marco non erano stati presenti quando sono stati quando erano successo questi eventi. Matteo sì era presente, ma vengono raccontati, è sempre lo Spirito Santo l'autore. Se tu veramente vuoi capire, a volte sembra che ci sono differenze o discordanze tra un versetto e l'altro, ma se tu veramente vuoi capire la profondità della parola e ti metti con Dio, lo Spirito Santo ti farà comprendere. In questo caso Marco non era presente, bensì racconta quello che era successo. Comunque, che sia stato al momento o che sia stato il giorno dopo, sappiamo che ci sono miracoli che si fanno subito e che ci sono altri che sono progressivi, come il miracolo del cieco che le dice vai a lavarti, o quello che gli impone le mani e vede come alberi, poi gli impone di nuovo e poi vede di nuovo, o come il capo, il generale dell'esercito sirio Naaman, il quale doveva buttarsi 7 volte nel fiume. E ora, ci sono miracoli che sono progressivi, ci sono miracoli che sono da un colpo. Sia stato progressivo o no, non è quello il centro del discorso, ma è bensì l'applicazione del principio della fede. Ecco qua. Claudia. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Ah, ok, non ci sono domande. Perfetto, non ci sono domande. Benissimo ragazzi, allora ok, perfetto. Bene, domani ci vediamo con un tema, con la seconda parte di Puzzle Divino. Puzzle Divino. Puzzle Divino, ok, perfetto. Benissimo, ok, dai. Ecco, ultima domanda. Esther, le donne del vaso dell'alabastro, le donne del vaso sono diverse, perché in alcuni capitoli una donna lava i piedi, unghie, l'olio in modo determinato e gli altri capitoli diversi. Secondo me erano azioni diverse. C'è da vedere, come ti ho detto, chi lo ha scritto, se era presente o non era presente, perché una cosa è scrivere un qualcosa da quello che mi hanno raccontato, un'altra cosa è qualcosa presente. Tieni in conto che i 3 anni di Gesù Cristo sono stati di casa in casa, di casa in casa, predicare avanti e indietro. Sono 3 anni a full che Gesù Cristo ha vissuto, che addirittura se tu vorresti scrivere tutti i miracoli non basterebbero i libri di questo mondo per scriverli, quello che Gesù Cristo ha fatto. Per quello molti erano simili, perché come l'orlo del mantello, molti toccavano le vesti di Gesù Cristo e ricevevano. Perché la donna diceva se toccassi soltanto l'orlo del mantello? Perché era già qualcosa che molti facevano. E il fatto che uno ha versato dell'olio, erano anche abitudini che si facevano in quei tempi, come quella che lavava i piedi con le lacrime, l'altra dice che versava l'olio, l'altro dice che lo versava sul capo, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, per capire meglio, basta meditare su il contesto e chiedere allo Spirito Santo: Signore, fammi vedere, e Lui ti farà vedere. Bene, ok, ragazzi, Dio vi starà benedica e ci vediamo domani con la seconda parte e ultima di Puzzle Divino. 8:30, la famiglia, veramente, la famiglia, non lanciare tuo marito per la finestra, fermati, non farlo ancora, guarda lo studio e poi, casomai, lo puoi lanciare.